emanato il bando per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale di Ragusa, che rientrano nella zona economica speciale, un provvedimento che darà uno slancio importante economico alla città. Presentato ieri in conferenza stampa, è stato infatti descritto dall'amministrazione come un momento fondamentale per l'imprenditoria, che può così contare su agevolazioni varie e sull'opportunità di acquisire il lotto a prezzi allettanti. Si tratta di 23 lotti da assegnare. Tutto ciò, è stato detto in conferenza, può contribuire alla ripartenza del tessuto economico, favorendo la nascita di nuove imprese che dal canto loro possono sfruttare tutti gli incentivi che l'area industriale consente di avere. Una novità rispetto ai precedenti bandi consiste nella clausola inserita nel contratto che prevede un intervento dell'amministrazione laddove il lotto non risulti utilizzato, consentendo quindi la riassegnazione. Una misura nata per permettere di sfruttare appieno le potenzialità dell'agglomerato artigianale. Per quanto riguarda i costi dei lotti, consistono in 3,89 euro al metro quadrato, da tenere in considerazione anche l'abbattimento ulteriore dei costi reso possibile da qualunque agglomerato. Gli interessati hanno adesso a disposizione 60 giorni di tempo per presentare istanza, che saranno analizzate da una commissione appositamente creata per l'assegnazione. L'inserimento di 14 ettari della zona ZES costituisce, dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra, una grandissima opportunità per gli artigiani, che potranno contare su agevolazioni ma anche su procedure amministrative semplificate. Siamo riusciti inoltre con grande lavoro a riacquisire 23 lotti assegnati nel 2003 ma non utilizzati, perché nessuna attività era nel frattempo stata avviata. Questi adesso sono stati inseriti nel bando dopo un confronto con le parti interessate. Per noi, conclude, si tratta di un momento importante che favorisce la nascita di nuove attività con conseguente incremento occupazionale fondamentale in questo momento storico. È una notizia molto importante per il comparto, commenta il sindaco Cassì. Grazie all'interlocuzione con l'assessorato allo sviluppo economico è stata infatti inserita nell'area ZES, la zona economica speciale. Tutto ciò, conclude, porta ad ulteriori vantaggi.